Ascari, il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione di una commissione straordinaria per monitorare lo stato dell'arte dell'ospedale Sant'Isidoro. Aci Sant'Antonio piange la tragica scomparsa di Arianna, domani alle 16 i funerali della giovane, ancora in prognosi riservata il fidanzato. Al via da venerdì ad Aci Reale la 2 giorni dedicata al turismo, alla cultura e alla tradizione con l'iniziativa denominata Aci Cultural Festival. Buonasera e ben ritrovati per questa nuova edizione di Reporter. Come avete sentito dai titoli, apriamo parlando dell'ospedale di Giarre, un ospedale per il quale il comprensorio giarrese ha chiesto che i riflettori rimanessero sempre accesi. Bene, Mascali è stato il primo comune a raccogliere questo invito a istituire una commissione consiliare straordinaria. È Mascali il primo comune del comprensorio ionico etneo ad istituire la commissione consiliare straordinaria per monitorare lo stato dell'arte dell'ospedale Sant'Isidoro di Giarre. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato all'unanimità il punto all'ordine del giorno, raccogliendo così l'invito lanciato nelle scorse settimane dal Presidente del Consiglio Comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo. L'obiettivo è lasciare costantemente accesi i riflettori sul nosocomio di via Forlanini per vigilare sullo stato di salute della struttura, che ad oggi presenta gravi criticità sia sul piano strutturale che del personale, e tenere un dialogo diretto con l'ASP di Catania e con l'assessorato regionale alla sanità affinché venga prestata la giusta attenzione. Monitorare sulla sanità del nostro distretto sociosanitario è fondamentale, ha detto Paolo Virzì, presidente del Consiglio Comunale di Mascali. I 5 consiglieri che faranno parte della commissione lo faranno a titolo gratuito per dare impulso a questo ospedale, che da lunghi anni è un moribondo che noi stiamo assistendo per non far morire, poiché serve una popolazione di quasi 100.000 abitanti. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio Comunale di Giarre, presente alla seduta consiliare di Mascali. È un momento importante per il nostro territorio, ha sottolineato Barbagallo, che si sta unendo in difesa del diritto alla salute di tutti. Sono sicuro che le nostre comunità beneficeranno dell'apporto e dell'impegno di tutti i consiglieri comunali, indipendentemente dai colori politici che fanno parte o faranno parte della commissione consiliare. E ci spostiamo adesso a Catania e apriamo la pagina di cronaca, una rete internazionale di traffico di esseri umani composta da 25 persone di origine ivoriana e guineana, è stata sgominata dalla polizia del capoluogo. Sono state fermate appunto 25 persone con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Catania, centro di snodo di una rete internazionale di traffico di esseri umani. 25 persone indiziate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravata dalla transnazionalità delle operazioni e dall'aver agito in concorso a fini di profitto, sono state raggiunte dal decreto di fermo di indiziato di delitto eseguito dalla Polizia di Stato di Catania su delega della Direzione Distrettuale Antimafia Etnea nel corso della maxi operazione denominata Landaia, termine che in dialetto del Mali significa fiducia e che veniva utilizzato durante le trattative tra trafficanti e migranti. Le indagini condotte dagli agenti della squadra mobile del capoluogo etneo avevano preso il via dalle dichiarazioni di una minorenne, giunta ad Augusta 2 anni fa e collocata in una struttura sita nel catanese. Intenzionata a raggiungere la Francia, la ragazza era stata avvicinata in Libia con la raccomandazione di mettersi in contatto con uno degli indagati per poi dirigersi al nord. Il sodalizio criminoso, composto da individui di origine guineana e ivoriana di età compresa tra i 34 e i 24 anni, vantava numerose cellule operative sul territorio nazionale, individuate a Genova, Torino, Asti, Cuneo e Ventimiglia, sul territorio africano e perfino in Francia, e si è specializzato nell'offrire connazionali quello che nei primi comunicati delle forze dell'ordine viene descritto come un vero e proprio pacchetto di viaggio. Non solo connazionali, ma anche marocchini, libici e maliani venivano contattati direttamente in territorio africano e dietro l'esborso di somme variabili a seconda della natura degli accordi e della tranche di viaggio da eseguire tra i 200 e i 1200 euro, condotti in Italia quale punto di sbarco prima di essere dirottati verso gli altri paesi dell'Unione Europea. Una macchina operativa studiata nei minimi dettagli, con diverse persone incaricate di eseguire la singola tratta e offrire tutti i servizi necessari allo sconfinamento. Dallo spostamento del migrante dal centro di affidamento in cui veniva dislocato una volta arrivato in Italia, all'indicazione del luogo da cui compiere il travalicamento dei confini, dalla fornitura di documenti falsi, tra cui anche le certificazioni sanitarie e Green Pass rilasciate durante la pandemia,
all'offerta di ospitalità durante le operazioni di presa in carico del migrante con tanto di vitto e alloggio che avrebbero successivamente comportato delle more nel prezzo finale dell'operazione. Nessuna struttura apicale, ma quattro entità operanti in sinergia con una ripartizione degli incarichi contraddistingueva il modus operandi dell'organizzazione. Gli accertamenti patrimoniali svolti nel corso delle indagini hanno portato alla luce anche il sistema usato per far circolare il flusso di denaro proveniente dagli illeciti. Oltre ad operazioni in contanti e messe in atto sulla fiducia, la cosiddetta Landa IA, le indagini hanno attestato il ricorso a carte PostePay utilizzate quali meri contenitori precari per un volume d'affari superiore agli 800.000 euro. Alle accuse già menzionate non manca l'abitudine da parte degli aguzzini di chiedere alle giovani migranti, anche quando accompagnate da figli, di ripagare gli sforzi sostenuti con prestazioni sessuali. I 25 indagati, in gran parte regolari sul territorio nazionale, sono stati raggiunti dal decreto di fermo e associati presso le case circondariali dei luoghi interessati dall'esecuzione. E sempre a Catania ci sono stati degli arresti per quanto riguarda il traffico di stupefacenti all'interno del carcere di Opera. All'interno del carcere era stato infatti trasformato in vere e proprie piazze di spaccio con il coinvolgimento dei familiari dei detenuti. Sono 30 gli indagati oggi arrestati o fermati nell'ambito di un'indagine della DDA milanese nella quale sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico anche internazionale di stupefacenti, riciclaggio, estorsione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, e tutti i reati commessi nel territorio lombardo e di Spagna. Gli arresti sono stati eseguiti tra Milano e le province di Pavia, Varese, Sassari e appunto Catania. E chiudiamo la pagina di cronaca per quanto riguarda le forze dell'ordine, apriamo quella purtroppo tragica degli incidenti avvenuti che vengono in autostrada. Uno, lo ricordiamo, è successo proprio ieri, il 25 aprile, c'è stata una vittima, una giovane sant'antonese, domani ci saranno i funerali. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 i funerali di Arianna Franceschino, la 27enne di Aci Sant'Antonio, che ha perso la vita nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla 18 Messina-Catania, all'altezza del ponte Alcantara, nei pressi di Calatabiano. Nello scontro avvenuto tra un motociclo e un'auto è rimasto gravemente ferito il conducente del motociclo e fidanzato della vittima, Mario, 27enne di Aci Reale, trasportato in elisoccorso dai sanitari del 118 all'ospedale Cannizzaro, dove al momento si trova ricoverato e in prognosi riservata. Ha riportato varie fratture in tutto il corpo, alcune scomposte e diverse abrasioni a causa del contatto con l'asfalto. Le condizioni attualmente sono stazionarie, ma è sempre un paziente che ha prognosi riservata data la gravità dell'incidente. È stato sottoposto a un intervento chirurgico in urgenza per la frattura del piede. Era una frattura esposta e successivamente deve fare dei controlli per quanto riguarda la tacca encefalo e anche le tacche del ginocchio per valutare una frattura eventuale della rotula o del femore distale. La prognosi verrà sciolta appena le condizioni sia encefaliche che del quadro generale lo consentiranno, quindi passeranno di sicuro alcuni giorni. È anche assistito dai chirurghi plastici del centro ustioni, in quanto il paziente presenta in gran parte del suo corpo delle abrasioni legate al contatto che ha avuto con l'asfalto. È ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente, ma da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia giunti immediatamente sul posto, sembrerebbe che la moto si sia scontrata con l'auto in transito. Non si sa ancora con certezza se in fase di sorpasso. Illesi i passeggeri dell'auto, mentre i due ragazzi a bordo del motociclo, in seguito all'impatto, sono stati violentemente sbalzati a terra. Il tratto di strada, rimasto chiuso al transito per diverse ore, è stato riaperto alle ore 20 di ieri sera. E intanto il sindaco di Aci Sant'Antonio, Santo Caruso, ha espresso vicinanza alla famiglia colpita dalla grave perdita. Una notizia terribile, si legge sulla sua pagina Facebook. Tutta la comunità sant'antonese si stringe attorno alla famiglia Franceschino. E sempre sulla 18 c'era stato un altro incidente lo scorso 13 aprile all'altezza dell'area di servizio di Calatabiano, dove era rimasto vittima un giovane messinese, Federico Lisitano, di 32 anni. Questo ragazzo purtroppo è deceduto oggi al Cannizzaro di Catania. In quell'occasione era morto sul colpo Giuseppe Ieni, messinese di 71 anni, che viaggiava con Lisitano su un furgone che si è scontrato con il rimorchio di un auto articolato. Il 32enne era stato trasportato in gravissima condizioni all'ospedale, prima alla Sirina di Taormina e poi trasferito alla rianimazione del Cannizzaro di Catania, dove purtroppo non ce l'ha fatta. Un'ultima notizia di cronaca in chiusura di prima parte ci arriva da Paternò, dove ci sono stati dei controlli dei carabinieri nel settore agricolo per combattere il caporalato.
Continua la lotta al caporalato e allo sfruttamento degli stranieri nel settore agricolo da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania, in particolare i carabinieri della Compagnia di Paternò e del NIL, Nucleo Ispettorato del Lavoro, a fronte di oltre 10 servizi coordinati a largo raggio svolti nei comuni di Paternò, Biancheville e Belpasso, hanno controllato 25 aziende del settore, identificando oltre 120 lavoratori. I militari del NIL, in particolare, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria etnea, all'esito di mirate attività investigative, lo scorso mese di marzo hanno arrestato a Belpasso un imprenditore agricolo, riconosciuto dagli investigatori quale vero e proprio caporale, poiché avrebbe impiegato nella propria azienda agricola 4 dipendenti stranieri di nazionalità marocchina, in condizioni di sfruttamento, corrispondendo loro una retribuzione irrisoria di 35 euro al giorno, di cui 5 euro da riversare al caporale, a fronte di turni di lavoro estenuanti. Lo scorso mese di febbraio invece è stata denunciata in stato di libertà un'imprenditrice di Biancavilla, titolare di un'impresa agricola di contrada Gerbini a Paternò, responsabile di aver omesso di inviare a visita medica preventiva 2 lavoratori dipendenti. Oltre 5.000 euro di sanzioni sono state infine elevate ad un terzo imprenditore titolare di una ditta impegnata nella logistica del settore agrumicolo di Paternò per non aver adempiuto agli obblighi di formazione del lavoro. Secondo i carabinieri, le attività ispettive realizzate nel tempo hanno sensibilmente circoscritto negli anni le condotte delittuose nel settore, grazie al supporto anche di organizzazioni umanitarie che hanno stipulato specifici protocolli d'intesa a livello nazionale e regionale. La cooperazione tra il mondo del terzo settore e gli investigatori dell'arma ha permesso infatti il cambio di passo nell'individuazione di lavoratori stranieri in situazioni di sfruttamento. Un ulteriore aiuto è dato infine dall'avvento della tecnologia, grazie all'utilizzo sempre più frequentemente anche nella provincia di Catania di droni e apparecchiature che consentono di individuare con estrema precisione cartografica anche i più remoti appezzamenti di terreni sui quali svolgere poi le mirate attività ispettive. C'è la prima pausa pubblicitaria, adesso nella seconda parte di Report daremo spazio alle manifestazioni per il 25 aprile. Si informano i soggetti politici interessati alle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e del Consiglio Comunale fissate per i giorni 28 e 29 maggio 2023 che le emittenti Etna Channel e Radio Etna Espresso intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento. A tal fine si informa altresì che presso la propria sede ubicata in Corso Sicilia 3, telefono 095 89 46 16, mail info@radioetnaespresso.it, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi e le modalità per i messaggi politici autogestiti a pagamento. Le tariffe determinate da Radio Etna Espresso SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Sportivo, elegante, casual o come vuoi. Da Doppelganger puoi. Nella nuova collezione primavera-estate di Doppelganger ci sono tutti i colori, i modelli, le soluzioni per ogni momento della giornata dell'uomo a qualsiasi età. Vieni a provare la qualità della nostra collezione. Maglie, camicie, giacche, giubbotti, pantaloni, abiti, accessori. Siamo in Piazza Duomo 1 a Cireale. Doppelganger, il lusso più economico del mondo. Completi uomo a partire da 99 euro. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765. 51805. Autoriparatori di fiducia da sempre. Da Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale, una straordinaria promozione vista e sole. Straordinaria e semplice. Le stesse lenti del tuo occhiale da vista, anche progressivo, le avrai per un tuo occhiale da sole e da vista. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito le stesse lenti graduate per l'occhiale da sole. Tomarchi Ottica e Fotografia Oxo ad Acireale in Corso Italia 18A e B. Buona visione. Regolamento interno al punto vendita.
PharmaLocker è il nuovo servizio della farmacia in Pellizzeri che ti permette di ritirare farmaci e prodotti in qualsiasi momento della giornata, senza fila. Puoi prenotarli telefonicamente o tramite l'app. Utilizzando l'app Farmacia in Pellizzeri puoi inoltre rimanere aggiornato su tutte le iniziative screening dedicate alla salute, alla bellezza, servizi e promo in corso. Farmacia in Pellizzeri, Banco Etico, Reparto Cosmesi, Reparto Celiachia e Alimentazione Speciale, Consulenza Nutrizionale e Sportiva. Farmacia in Pellizzeri, passione e professionalità, sempre a tua disposizione. Centro Analisi Murabito, dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino, convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Siamo davanti a un posto magico. Siamo davanti a un posto magico perché che io adoro, perché io poi sono archeologa. A proposito d'archeologia, qui abbiamo un stupendo teatro romano. La Malaga è stata fondata dai Fenici, poi dopo, come in tutti quanti i posti qui del Mediterraneo, abbiamo avuto la presenza dei Punici e finalmente dei Romani. Romani fino al IV-IV secolo, poi le classiche invasioni barbariche e infine il famoso Al-Andalus, no? Questa dominazione araba. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi, sabato e domenica ore 21:20, canale 199 in tutta la Sicilia. Seconda parte di Reporter, che apriamo parlando delle celebrazioni del 25 aprile, ieri festa della liberazione, ce ne sono state tante sia da Cireale che negli altri comuni vicini, ma in particolare una da Cireale è da sottolineare, cioè quella dell'intitolazione del belvedere della villa comunale al deltaplanista Angelo D'Arrigo. Un 25 aprile assolato e ricco di eventi ha riempito il cuore degli acesi. Una splendida giornata non solo per commemorare il 78° anniversario della liberazione e quanti versarono il proprio sangue nella lotta al fascismo, ma anche per tenere vivo da Cireale il ricordo di Angelo D'Arrigo, il deltaplanista, etologo e scienziato del volo, tragicamente scomparso nel 2006 quando l'aereo su cui viaggiava come passeggero precipitò nei pressi di Comiso. Alla sua figura di indomito protagonista di numerose imprese sportive, di personalità mai paga di conoscenza, l'amministrazione comunale ha voluto dedicare la terrazza panoramica della Villa Belvedere. Una scelta non casuale, data la peculiarissima natura di raccordo tra mare e cielo, quasi a cercare un contatto con vite e opere di D'Arrigo in un abbraccio proteso verso l'infinito. Suggestivo a tal proposito l'arrivo da Fiumefreddo del deltaplano, inseparabile compagno del grande aviatore, condotto da Luis Argantone, che ha sorvolato Villa Belvedere tra gli applausi commossi dei presenti durante la cerimonia, impreziosita tra l'altro dall'esecuzione del brano Il volo di Leonardo da parte di una rappresentanza dello storico gruppo premiata Forneria Marconi. È entusiasta il commento del sindaco Stefano Alì. Credo che questo, dichiara il primo cittadino, sia il luogo, la prospettiva più adatta per una persona che non aveva limiti e che guardava all'infinito, ricordando e ringraziando il grande lavoro svolto dalla commissione toponomastica che aveva prontamente risposto alla proposta di intitolare uno degli scorci più belli di Acireale ad una personalità tanto illustre. Sono felice che questo bellissimo luogo possa da oggi in poi essere legato al nome di Angelo, afferma Laura Mancuso, moglie di D'Arrigo e presidente della fondazione a lui intitolata, un luogo che, richiamandosi al tema portante della giornata di ieri, non può non far pensare alla libertà. Libertà, tesoro più prezioso di un popolo, è conquistata con il sangue, quella onorata con i diversi eventi commemorativi svoltesi in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile. La mattinata si è aperta sulle note dei canti ispirati alla lotta partigiana, con la manifestazione Musiche, Canti e un saluto ai partigiani, svoltasi in piazza Garibaldi a cura della sezione locale dell'ANPI, intitolata a Placido Rizzotto, al motto di ora è sempre resistenza. Resistenza omaggiata anche dal mondo della scuola. L'Aula Magna del liceo classico Culli e Pennisi è stata teatro del convegno dal titolo La Sicilia nella Resistenza, Storia e Memoria, un'occasione per tenere vivo il ricordo di quanti in Sicilia si immolarono nella lotta al nazifascismo. Di rilievo infine il convegno tenutosi nella sala Galatea del Palazzo di Città, che ha registrato gli interventi del Presidente del Consiglio Comunale Fabio Fontanesca, dei componenti del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Salvatore Leotta e Rosario Patanè e le conclusioni del Sindaco Stefano Alì.
A Giarre invece la festa, in occasione della festa della celebrazione, è stata intitolata una strada ad Antonio Garufi, partigiano giarrese deportato nei lager di Dachau e Buchenwald. La strada si trova nella frazione di Altarello. In occasione del 25 aprile, Giarre è intitolato la prima traversa lato ovest di via Michele Federico Sciacca al partigiano giarrese deportato in Germania Antonino Garufi. Garufi è arruolato come carabiniere ausiliario nella legione Palermo prima e Milano poi, dopo l'armistizio aderì alla resistenza tra i partigiani nella Carnia e nel Friuli orientale e nord orientale nella brigata Osoppo. Venne imprigionato dai nazifascisti, deportato prima nel lager di Dachau, poi a Buchenwald. La liberazione avvenne due giorni prima dell'arrivo dell'esercito statunitense l'11 aprile 1945 ad opera di un comitato clandestino antifascista internazionale. L'esperienza dei lager è stata da lui descritta nel libro Diario di un deportato, alla cui pubblicazione ha contribuito anche la scrittrice Marinella Fiume. Una sentita cerimonia ieri, cui hanno preso parte, oltre alle autorità civili e militari, anche le rappresentanze di molte associazioni del territorio, ne ha celebrato la memoria. Questo 25 aprile ho voluto lasciare un segno in questa comunità, dedicando questa strada a Nino Garufi. Fu un deportato, un giarrese che riuscì a sopravvivere alle atrocità della guerra. Era un carabiniere, combatté proprio per il senso della italianità. Ho voluto donare la delibera di intitolazione alla famiglia, peraltro c'erano presenti stamattina qua i figli, prima di svelare con la bandiera italiana appunto questa bellissima strada. La vogliamo scelta qui proprio perché è ad Altarello, perché Garufi era proprio di Altarello, e poi abbiamo alle mie spalle l'Etna e il mare ed è una zona felicissima. Il senso di questo 25 aprile giarrese è il senso di una comunità, di un'amministrazione che festeggia dedicando una strada a un suo cittadino, partigiano e deportato nei campi di concentramento. È la scelta di un'amministrazione che vuole fare memoria partendo dalla sua storia, rendendo onore, omaggiando la storia di un uomo che ha deciso dopo l'8 settembre di schierarsi dalla parte della resistenza e che ha raccontato le storie degli stermini e la sua esperienza nei campi di concentramento. Siamo qui ad Altarello, frazione di Giarre, dove Antonino Garufi visse, dove raccontò la sua storia, dove raccontò la sua battaglia per la libertà e la democrazia e la sua lotta contro il nazifascismo. Quindi come assessore alla tomoromastica e alla cultura sono felice, onorata e orgogliosa di aver potuto organizzare questa cerimonia e di organizzarla nel giorno della festa della liberazione. L'aspettavo da tanto tempo, ci tengo perché ho sempre, non mi sono mai rifiutata di girare alle scuole, quest'anno ne ho fatti 5 fra scuole medie e istituti superiori, sono sempre presente e il mio impegno è stato sempre quello della memoria, di non interrompere mai questo filo della memoria, attraverso ovviamente il parlare con i ragazzi, così come diceva papà, i giovani devono sapere, i ragazzi devono sapere, lo ripeteva in continuazione, era il suo grande desiderio questo, ed io sto cercando di realizzare il sogno, no, di papà. Cambiamo pagina, parliamo di una iniziativa che si terrà il prossimo venerdì e sabato 28 e 29 aprile ad Aci Reale. Si tratta di un evento dal titolo Aci Cultural Festival e vediamo di che cosa si tratta. Un venerdì e un sabato dedicato alla valorizzazione turistica del territorio attraverso la didattica culturale, l'archeologia, l'arte, la cultura e la tradizione. È quanto pensato dall'Associazione Culturale Stoa-Sicula, che ha promosso per venerdì 28 e sabato 29 aprile l'iniziativa dal titolo Aci Cultural Festival. Nata nel settembre del 2019, l'associazione ha portato avanti delle attività che hanno puntato su Aci Reale e dintorni, coinvolgendo le fasce più giovani, considerato il target più difficile con il quale poter interloquire. Stesso obiettivo che Stoa-Sicula intende raggiungere anche con le due giornate di festival, come spiegato in conferenza stampa dalla presidente Roberta Leonardi.
Sì, la nostra associazione Stoa Sicula vuole proprio valorizzare il territorio siciliano e in particolare quello acese e circostante, in modo tale da far capire che le bellezze le abbiamo, anche in un certo senso le risorse, dobbiamo semplicemente trovare il modo per farle conoscere e soprattutto per diffonderle appunto ai turisti che vengono da fuori, ma anche agli abitanti. Sicuramente ai giovani, perché devono riscoprire musei, chiese, tutti i beni appunto che abbiamo sul nostro territorio, magari anche con i loro mezzi innovativi che appunto possono essere qualcosa, possono dare un valore in più appunto alle bellezze che già abbiamo. In due giorni saranno toccate quattro aree tematiche, ognuna delle quali evidenziate con colori diversi, e si svolgeranno tra la sala stampa del comune e il museo diocesano. Oltre ad incontri, i partecipanti avranno la possibilità di effettuare una visita multisensoriale in realtà aumentata con l'uso di tecnologie indossabili, o seguire nel pomeriggio di sabato a partire dalle 15 la produzione della granita con maestri gelatieri o la breve esecuzione di balli storici in abiti ottocenteschi. A supportare l'iniziativa la diocesi e il comune, e infatti stamane in conferenza stampa, oltre il direttore dell'ufficio delle comunicazioni diocesana Don Arturo Grasso, è intervenuto anche l'assessore alla cultura Fabio Manciagli. Una bellissima iniziativa che abbiamo subito sposato come amministrazione, un'occasione di confronto dove chi assisterà potrà veramente portare poi qualcosa a casa, qualcosa di utile, qualcosa che farà sempre di più apprezzare le nostre bellezze e le nostre ricchezze. E in chiusura di seconda parte una notizia che arriva da Cicatena, dove è stato convocato per domani mattina il Consiglio Comunale con inizio alle 10.30 in seduta ordinaria. All'ordine del giorno le interrogazioni e interpellanze, la ratifica della delibera di giunta municipale numero 17 avente ad oggetto bilancio di previsione 2021-2023 e la variazione di bilancio per i finanziamenti del PNRR, iniziativa professionisti al sud. Infine la mozione applicazione bonus sociale tari 2022. Sconto direttamente nella fattura 2023, a firma del consigliere Giuseppe Aleo. E con questa notizia si chiude appunto la seconda parte di Reporter. Dopo la pubblicità, nella terza parte ancora spazio a tante altre iniziative. Siamo davanti a un posto magico. Siamo davanti a un posto magico perché che io adoro, perché io poi sono archeologa. A proposito d'archeologia, qui abbiamo un stupendo teatro romano, che a Malaga è stata fondata dai Fenici. Poi dopo, come in tutti quanti i posti qui del Mediterraneo, abbiamo avuto la presenza dei Punici e finalmente dei Romani. Romani fino al III-IV secolo, poi le classiche invasioni barbariche e infine il famoso Al-Andalus, no? Questa dominazione araba. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi, sabato e domenica ore 21:20, canale 199 in tutta la Sicilia. Ti hanno sempre detto che la vita è tutto un compromesso? Non con Opel. Oggi scegli Mokka, un design audace, la tecnologia che desideri e zero compromessi. Mokka è tuo con anticipo zero da 249 euro al mese. 35 rate mensili o 18.000 km, rata finale 15.979 euro, TAN 9,95, TAEG 11,76 con scelta Opel. Offerta soggetta a limitazioni, valida fino al 30 aprile. Info su opel.it. Concessionaria Opel Gidauto. A riposto sulla strada statale 114. 12 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Bed Home, artigiani del riposo. Il tuo letto? Siamo in grado di realizzarlo anche su misura e con i migliori materiali per garantirti il massimo del comfort. Siamo artigiani siciliani, orgogliosi della qualità dei nostri prodotti. Venite a vederli e a toccarli con mano nel nostro showroom di Acireale in Viale Regina Margherita 5658. Bed Home, artigiani del riposo. Produzione e vendita di letti contenitori, divani di ogni genere e misura, materassi, poltrone relax. Bed Home, siciliani veri. Su tutta la merce in esposizione sconti fino al 50%. Problemi di peso? Rivolgiti con fiducia al Centro Antichi Tesori della biologa nutrizionista Venera Caltabiano. Ti seguiamo con la dieta mediterranea o chetogenica normoproteica, con un percorso per perdere il peso in eccesso e poi mantenerlo. Utilizziamo prodotti Isomed, che nascono da farine pregiate e biologiche. Al Centro Antichi Tesori effettuiamo anche il test del DNA per conoscere le caratteristiche genetiche, prevenire e curare l'insorgenza di eventuali malattie.
Effettuiamo inoltre trattamenti con dispositivo medicale per il ringiovanimento della pelle e del viso. Centro Antichi Tesori, Corso Savoia 1, vicino a Piazza Duomo, a Cireale. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'informazione raccontata. Ogni giovedì sera a partire dalle 21.15 su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre, per gli approfondimenti di cronaca, attualità, politica, cultura e spettacolo. Vi aspettiamo, noi di Sicra Press, su Etna Channel, ogni giovedì sera a partire dalle 21.15 e non dimenticate la replica la domenica pomeriggio a partire dalle 18. Spazio nella terza parte di Reporter alle iniziative che si sono sviluppate, che si sviluppano sul territorio di Acireale e nel suo circondario. Partiamo da ACI San Filippo, dove l'associazione Panachis, assieme alla Proloco appunto di ACI San Filippo, ha dato vita alla 26esima edizione dell'iniziativa alla scoperta dell'itinerario dei mulini ad acqua e per la valorizzazione del sito archeologico di Santa Venera al Pozzo. Ha richiamato una buona partecipazione la passeggiata promossa dall'associazione Panachis 9 e dalla Proloco 10 San Filippo, mirata alla riscoperta del sito archeologico di Santa Venera al Pozzo. Il sito termale è un'area archeologica di 9 ettari in cui si distinguono tre fasi edilizie. Un'area molto suggestiva ma poco pubblicizzata che andrebbe rivalutata, ricorda Giovanni Barbagallo, presidente dell'associazione culturale Panachis 9, immaginando in prospettiva uno sviluppo turistico-culturale. Ora si debbono proporre alcune iniziative per valorizzarlo di più, in quanto già è pronto il teatro di 1000 posti da alcuni mesi, che si potrebbe sfruttare nel periodo estivo per dei teatri o per gli incontri col cinema, come si facevano qui fino a una decina, 15 anni fa, e valorizzare di più anche il culto di Santa Venera con la chiesetta, dove già da tempo si fanno dei matrimoni, ma se si cura ancora meglio l'area, diventa un'area ancora più interessante dal punto di vista non solo religioso ma anche turistico-culturale. Nella chiesetta medievale dedicata a Santa Venera, dove Don Arturo Grasso, vice parroco della parrocchia di San Filippo d'Agira di ACI San Filippo, in un'atmosfera di profondo raccoglimento ha celebrato la Santa Messa. Una giornata vissuta tra fede, cultura e arte. In via Paratore, davanti il mulino chiamato da Zanedda, si è svolta un'estemporanea di pittura. È stato, come ha sottolineato Giuseppe Frezza, consulente per le attività culturali del comune di ACI Catena, un momento di creatività e incontro tra artisti. Posso dire che partecipano questi artisti, artisti in plein air, è stata chiamata, in questa 26esima passeggiata qui nel percorso dei mulini ad acqua che troviamo qui nella zona di ACI San Filippo, nel percorso che va verso proprio Capomulini. E invece si intitola Stendiamo fili di pace, il progetto che ha consentito di raccogliere dei disegni realizzati dai bambini, dei bambini dell'Ucraina invocanti la pace, un'iniziativa ospitata dal comune di Acireale, è nata appunto in seguito all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina.
Bambini che con un cuore, una semplice frase, una bandiera con i colori dell'Ucraina spiegano dal loro punto di vista la parola pace, tutto raffigurato in dei disegni che sono stati raccolti in un libro dal titolo Stendiamo fili di pace, la cui iniziativa è partita a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino da parte dei laboratori di educazione alla pace, che ha trovato il supporto anche dell'assessorato alla pubblica istruzione del comune. Un libro che doneremo a tutti gli istituti comprensivi e quindi i bambini avranno la possibilità di guardare appunto i loro disegni. I fili possono mettere in comunicazione più popoli al di là del credo, al di là di interessi politici o economici, quindi al di là di quello che può essere il desiderio diciamo di qualsiasi essere umano, che è quello di vivere in un mondo dove regni la pace. Un progetto dal quale sono state stampate 63 copie con uno scopo benefico. A seguire i bambini della scuola elementare e media all'interno del laboratorio il coordinatore Pippo Scudero insieme alla dottoressa Carmela Borzì. Con la biblioteca per ragazzi Maria Grazia Cutuli abbiamo pensato di fare dei laboratori sulla pace con i bambini delle scuole elementari e medie. E quindi abbiamo proposto un racconto che si chiama Fili e abbiamo fatto fare dei disegni, degli scritti, delle poesie, quello che i bambini hanno pensato di fare sul tema della pace. Dopodiché abbiamo steso questi disegni, queste cose che erano molto belle che hanno realizzato i bambini, le abbiamo stese su dei fili e abbiamo preso questo tema, stendiamo fili di pace. I fili colorati ai bambini che si richiamano anche sulla copertina, realizzata da Giulia Bella, che si è lasciata ispirare dai disegni. Ci sono delle architetture della città di Acireale con dei bambini che stengono appunto questo telo con i colori della pace. Quello che è stato importante per me è stato vedere dell'illustratrice come siano autentici i disegni dei bambini nel raccontare una cosa così complessa, che bastano davvero pochi tratti per raccontare una guerra. Oggi è fatto caldo, vediamo che tempo farà domani. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, temperature che oscilleranno tra una minima di 13 gradi e una massima di 20, venti deboli e mare poco mosso. Con il meteo si chiude anche questa edizione di Reporter. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta domani alle 13.40. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento di visione sulla nostra emittente e naturalmente a tutti una buona serata.